Allora Marco, oggi il primo panino che prepariamo è un hamburger, quindi okay. Non è che faremo un panino col crudo, faremo panini, tramezzini, toast, hamburger. Oggi hamburger, semplice. Buono, non mi vuoi far ingrassare, allora a questo punto, Marco, ma dirlo. Marco, una cosa semplice, vero? Ti faccio vedere come preparo io l'hamburger. Okay, tu mi segui, bene. Mi dai una mano? Sì, e poi mi dici che ne pensi. Assaggiamo insieme e facciamo bene, due, uno, due. Okay, andiamo. Dico, allora, cosa facciamo? Cominciamo. Per iniziare accendiamo la nostra padella. Faremo okay. Tutto dentro una padella, sia la carne che il bacon. Okay. Temperatura più o meno intermedia, esatto. Ok. Appena prende un pochino di calore, sì. Mettiamo dentro il bacon. Bacon. Nel frattempo ti faccio condire la carne. Come la condiamo? Cosa ci metteresti? Allora, pepe. Ok. Moderato. Pizzichino di sale. Un pizzichino di sale. Un po' di olio. Lo metti un po' di olio? Sì, un dai. Po' di olio, un dai. Un pochino di olio allora va bene. Sta iniziando a prendere la nostra temperatura la padella. Mettiamo dentro, ragazzi, il bacon, il guanciale, quello che trovate, diciamo. Salse io non ne metterei nella hamburger, perché già ci sarà la succosità della carne, il cheddar. Lasciamolo basico. Io voglio azzardare qualcosa. Che io... salsa ci metti? Aceto balsamico per per contrastare il gusto. Marco, no. Su questo non transigo, l'aceto balsamico nell'hamburger proprio non ci riesco. No. Ho mischiato per bene tutti gli ingredienti. Ok, dividi in due parti esatte questo hamburger e vediamo quanto ne viene fuori. Secondo me la carne è troppa per due hamburger qua. Per come lo mangio io, ti ripeto. Ok. Falle, perché... poi al massimo ne togliamo un pezzettino, va bene? Ecco qua, divisi in due, lo metto sul tagliere. Lo facciamo a mano direttamente, senza sì, facciamo la mano un po' rustica, no? Intanto il bacon direi che è quasi pronto. Okay. Lo togliamo, abbassiamo totalmente il fuoco e lo appoggiamo qua, di modo che adesso col calore poi si stecca da solo. Con questa base super saporita di bacon ci mettiamo la carne, così prenderà tutti i sapori. Ti fa un pochino più pressata la carne, sai perché? Perché sennò poi rischia di rompersi in padella. Hai messo un pochino di sale già all'interno, quindi non ne mettiamo altro, direi. No. Senti come frigola. Che bel rumore che è questo, bello, vero Marco? Bello. Siamo ti piace bello cotto? Ah, a me sì. A te piace il sangue invece? Pochino. Sì, pochino, preferisci? Pochino. Allora, oggi voglio farti assaggiare questo hamburger come piace a me. E ma fidati che non ti deludo. Non ti deluderò, Marchino. Fidati di me. Ma tu non hai mai pensato per un posto che fa panini, tipo? Un tutto fresco tra due fette di pane? Sì, l'ho pensato. Però io sono più un tutto fresco di pasta. Ah, preferisci fare sì, pasta? Sì, primi pasta, pasta fresca, proprio mani impastati nella farina. Ah. Sì. Ho sempre pensato questa fusion tra italiano e giapponese, italiano e India, questa pasta all'italiana legati alla pasta internazionale. Impasti freschi, sì. Sia italiani che esteri. Esatto. Ti faccio fare un lavoro, Marco, vieni Dimmi. Di qua. Adesso tu prendi questi cetriolini, ok? Sì. E li tagli piccoli per il lungo, così. Ok, perfetto. Poi falli tutti, quelli che non mangiamo, quelli che non vanno nel panino ce li mangiamo. Perfetto. Cioè, tipo questo, io me lo assaggialo. Ok. Falta, ti piace il cetriolino a te? Ti dico la verità, non ne vado particolarmente pazzo. Allora no, mangiarlo. Lo mangio io, non ti preoccupare. Io però sono qui con voi. No, quindi... ma non devi, Se non ti piace, ti darà quel giusto picco di acidità del panino. Che ti mi piace assaggiare tutto. Hai visto? Spegniamo il fuoco, tanto okay, la padella è calda, la carne è calda. E sai cosa facciamo? Appoggiamo il formaggio sopra la carne, così, molto semplice. Si fonde con il calore spento. A fuoco spento. Se dovesse metterci un po' troppo a sciogliersi il formaggio, basta metterci sopra un coperchio, 30 secondi. Il gioco è fatto, sia chiaro. Mi tagli il pomodoro a fettine come? Non per così, ma per così. Quindi me lo tagli perfetto. In due parti qua. E poi ne ricavi una fetta da una parte, una fetta dall'altra. Tanto ci basterà una fetta per panino. Ok. Così va bene. Perfetto. Siamo pronti per fare il panino. Ok. Ne facciamo una testa o li faccio tutte e due io? O li fai tutte e due te? No, ne facciamo una testa, perché voglio anche guardare il tuo metodo. Allora, io lo faccio per primo, ok? Ok. Questo pane è già tagliato, tra l'altro, no? Piano. Voilà. Io personalmente non metto la salsa, però ti voglio venire incontro. Un po' di maionese la mettiamo? Sì, dai. Un po' di maionese, ma... Non troppa. La maionese la metto sulla base del pane, di modo che la carne, visto che è un pochino umida, sì. Potrebbe far diventare il panino un po' troppo pregno di suoi succhi. Dopo, quando lo mangi è troppo... Esatto, troppo si scioglie. Sì. Quindi facciamo così sulla base da una parte, così dall'altra, e ci sarà questo piccolo effetto di, diciamo, impermeabilizzazione del pane, si può dire? Prendo i cetriolini,
adagiamo sopra la carne col cheddar, ci mettiamo il bacon che senti com'è bello, croccantino, pomodoro, insalatina, ci vuole che fa colore, richiudiamo, tagliere per impiattare lo mettiamo qua e questo per me è l'hamburger perfetto. Voilà. Ora voglio vedere te all'opera. Allora, un mio panino, io ci metterei prima di tutto il bacon. Cetriolini. Alla fine li metti, quindi sono piaciuti comunque. Sì, sì, sì. Ci sta un po' di acidità, vero? Sì, 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 sì. Carne qui sopra. Carne qui sopra. Pomodoro. Quindi hai messo tutti gli ingredienti alla fine. Li hai messi soltanto in maniera diversa, giusto? Sì, sì, sì. L'ho messi solo in una maniera diversa. E voilà. Come abbiamo preparato il nostro bacon cheeseburger? Abbiamo semplicemente condito il nostro hamburger con sale, olio e pepe. Abbiamo messo in padella il nostro bacon rosolato. Dopo abbiamo preso l'hamburger con la stessa rosolatura del bacon. Abbiamo rosolato tutto per amalgamare tutti i sapori. Messo come fondo la maionese, cetrioli, hamburger cheddar, una fogliolina di insalata, pomodoro e abbiamo creato il nostro panino Lello e Marco. Va bene, tu va bene. Sei un espertone per fare. Ma noi siamo il... qua per imparare oggi, sì, Marco. Sì, sì, nessuno sì, nasce sì, imparato, sì. Giusto? Allora, tu sei in buone mani oggi qua, siamo tra amici. Adesso, visto che il dovere è stato fatto, è il momento del piacere, assaggiamo. Perfetto. Che spettacolo. Oh, andiamo? Andiamo. 3, 2, 1, via. Via. Tu finisci il tuo panino qua tranquillo, sì. E pensa a una cosa. Tu in questo panino volevi mettere l'aceto balsamico. Ti dico solo questo. Rifletti. Ci vediamo al prossimo panino, vado a preparare gli ingredienti. Va bene. Ciao Marco.